comunali, della pubblica amministrazione, in particolar modo quelle centrali. Quindi su questi temi dell'innovazione e del profondo cambiamento siamo impegnati in prima fila, proprio perché l'amministrazione pubblica è in uno stato, diciamola così, dovrebbe essere buoni di tutto. Noi abbiamo una serie di problemi che ammagliano tutti e che non possono essere affidati in assenza di una vision globale al singolo o alle singole strutture o alle singole eccellenze, che molto spesso dal novembre del 29 la rivediamo a maggio, proponendo delle best practice e provando a spingere, a spiegare che le best practice vanno seguite, perché il sistema italico, che poi molto spesso nasconde dietro anche altri sistemi, io non copio, non adotto il metodo Toyota, poi magari non miglioro, molto spesso per altri motivi che è inutile da evitare di parlare qui, ma scegliere dei sistemi, chiediamo anche, mi è molto piaciuto l'intervento di SAP, quando si parla che esistono delle strutture, esistono dei processi, esistono dei modelli scientifici, ma anche pratici, perché quello di SAP è soprattutto un modello pratico, da seguire. Poi possiamo migliorarli, ma dovrebbero essere sanzionate le tante pubbliche amministrazioni che invece vogliono iniziare da capo quando abbiamo i processi, i sistemi tecnologici, i sistemi scientifici sono ormai acclarati da tutte le comunità. Comunità prima di tutto dei cittadini, perché i cittadini non possono essere presi come ostaggi da tanti sistemi diversi di pubbliche amministrazioni che non collaborano. Oggi un famoso giornalista, uno dei primi due giornali, così non dico il nome, italiani, voglio dire, è sposato da 3 anni, però da Piemonte Etneo a Roma non riesce a trasferire il suo certificato di matrimonio. Ed è la follia pura, questa è proprio lì, 2 minuti fa la notizia, nonostante che quello sia un famoso giornalista, voglio dire, importante. Altro punto, abbiamo una formazione totalmente carente, ma quando parlavamo di futuro, io vengo adesso da un convegno, stavamo parlando di 6G, stavamo parlando di vision, perché già le aziende del privato iniziano a discutere di 6G, non discutono più di 5G, che dovrebbe essere un sistema già acclarato, di smart city, certo, probabilmente il dottor Verdi, voglio dire, non erano gli stessi modi, ma sicuramente alle stesse esigenze. Io come pubblica amministrazione ritengo che dovrebbero fare tutti i manager delle pubbliche amministrazioni un'immersione nelle best practice o in queste analisi di scenario. Alle pubbliche amministrazioni manca l'analisi di scenario. Eppure, visto che vengo dal settore economico della pubblica amministrazione, io ho fatto una proposta molto chiara. In questo governo sta rilanciando l'ammortamento al 130% per i beni, io soprattutto per il privato lancerei un 130% di ammortamento della formazione. Perché nel privato, la pubblica amministrazione è zero, ma nel privato anche delle piccole e medie imprese, che sono il cuore importante del sistema italiano, del sistema paese, noi abbiamo che al massimo un terzo della formazione anche per i propri dipendenti. La pubblica amministrazione è zero. Ultima cosa, fondi europei. L'accompagnamento della scuola, e questo lo dico a tutte le pubbliche amministrazioni, è impossibile che nessuna pubblica amministrazione, parliamo anche di amministrazioni importanti come INPS ed altro a livello di direzioni centrali, riesca a gestire i fondi europei perché non hanno personale, non hanno competenze, quando l'ultima scuola d'Italia, e pure abbiamo professori universitari e qualche professore di educazione fisica, religione, filosofia, riescono a gestirli. È un problema di piattaforma, ma è anche un problema di svecchiamento notevole e sburocratizzazione e semplificazione. Il cittadino non può avere 400 da studiare, 400 norme diverse di 400 pubbliche amministrazioni diverse. Abbiamo bisogno di una semplificazione. Poi le pubbliche amministrazioni